Ciao a tutti, oggi nuovo video e nuova ricetta. Vi facciamo vedere come preparare una deliziosa pasta, noi l'abbiamo chiamata carbonara vegetariana perché al posto della carne utilizzeremo gli asparagi. È una pasta molto primaverile, infatti utilizziamo questi ortaggi proprio prettamente primaverili che sono profumatissimi e abbinati alle uova fanno davvero una combinazione perfetta. È semplicissima da preparare, quindi anche un'ottima idea quando magari avete pochi minuti, poca voglia e poche idee su che cosa preparare per pranzo, ed è anche un ottimo piatto per conquistare i vostri ospiti se magari volete fare un pranzo un pochino più chic, un pochino più carino. Io ve la straconsiglio, noi abbiamo utilizzato la pasta integrale ma potete utilizzare qualsiasi tipo di pasta, anche una pasta senza glutine, ci stanno davvero benissimo tutte le tipologie, anche tutti quanti i formati, e vi lascio al procedimento. Iniziamo tagliando a cubettini i nostri asparagi che ovviamente prima abbiamo sciacquato bene sotto l'acqua corrente. Io ho tolto anche un pezzetto della parte finale del gambo e adesso li facciamo appunto a fettine, evitando di tagliare le cimette. Mettiamo tutte le rondelline in una padella antiaderente e possiamo tagliare il cipollotto. Noi abbiamo scelto questi cipollotti di Tropea, bellissimi e molto profumati, e vado a mettere anche la cipolla tagliata finemente insieme agli asparagi. A questo punto posso aggiungere un pochino di sale, aggiungo anche un pochino di acqua e un giro d'olio. Non ci rimane che mettere sul fuoco, io copro con un coperchio per i primi minuti, dopodiché possiamo togliere il coperchio e far asciugare l'acquetta di vegetazione mescolando di tanto in tanto. Cuociamo le tagliatelle nell'acqua ovviamente bollente e leggermente salata, e abbiamo scelto in questo caso delle tagliatelline integrali di farro, però la scelta per fare questa pasta è davvero varia, potete mettere quella che preferite, anche una pasta corta ci sta molto bene. Scoliamo le tagliatelle al dente e le aggiungiamo alla padella con gli asparagi, quindi diamo una prima mescolata. Intanto che pasta e asparagi si amalgamano tra di loro, possiamo preparare la cremina tipica della carbonara. Quindi in una ciotolina sbattiamo le uova con il parmigiano, aggiungiamo un pizzico di sale, una presa di pepe che ci sta veramente benissimo. Un goccino di latte per rendere il tutto più liscio e cremoso. E non ci resta che unirla alla pasta e mantecare tutto quanto molto bene. Se preferite essere sicuri che le vostre uova si siano cotte, potete lasciare il fuoco acceso e far cuocere ancora uno, massimo due minuti. Se la preferite più cremosa invece potete spegnere il fuoco e aggiungere la cremina a fuoco spento, comunque con il calore della pasta un pochino le uova si cuoceranno. In ogni caso impiattiamo subito e decoriamo con le cimette di asparago. Come sempre spero che questa ricetta vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!